What's up guys? Io sono Christian ed in questo video qua mi andrò a truccare andando a seguire i vostri vocali in dialetto. Io non so neanche un dialetto e io mi metto già a ridere perché non capirò nulla. Ho preso ispirazione per questo video da The Lady che se sta guardando questo video le mando un grandissimo bacio. Bando alle ciance, adesso prendo il telefono e mi metto ad ascoltare gli audio. Ieri ho messo una storia su Instagram dove vi chiedevo che dialetti sapeste parlare. Mi hanno risposto un sacco di persone con un sacco di dialetti che manco pensavo esistessero. E quindi nulla, poi ho pescato a caso vari dialetti, cioè ho fatto proprio così a caso, ho pescato to, ok. Per quanto riguarda la base, iniziamo con il nord, iniziamo con il dialetto triestino. E questo qua, quest'audio qua, mi viene fatto da Stefano 8875. Allora, Cristian, mi vorresti che se faccio una base che sia assai luminosa, quindi dopo che si è lavato il muso, vorresti che se metti un primer che sia abbastanza ondulo, perciò che sia abbastanza sbrilluccicoso, poi un fondotinta che mantieni abbastanza questa luminosità, e poi per settare il tutto miri a una cipria anche che abbia, non so, magari un po' di brillantine dentro, qualcosa che ti facesse sembrare shiny come un Pokémon, che ti puoi andare a Cologno Monzese a fargli da faretto alla D'Urso. Queste poche indicazioni perché te sa di come se trucchi, come se fai le robe, e te sono bravissimo in questo e te lo sa. Ho finito di applicare il fondotinta e, detto sinceramente, il fondotinta sopra questo illuminante liquido di Jeffree Star si è comportato veramente, veramente male. Adesso è il momento del correttore. Voglio fare qualcosa di abbastanza naturale. Vado ad utilizzare come correttore il Born This Way Super Coverage Concealer di Too Faced nella tonalità Swan. Pip, per recuperare un pochettino la situazione, mi sono messa ad applicare la mia fidata Studio Fix Powder Plus Foundation di MAC nella tonalità N4 per andare un pochettino a salvare la situazione, perché questo illuminato di Jeffree mi fa sempre dei grandissimi e bellissimi scherzi. La situazione è un po' più salva, ma neanche più di tanto. Per quanto riguarda contouring, blush e illuminante, il dialetto che andrò ad ascoltare è quello bergamasco. Sono già pronto perché un mio professore è bergamasco, ogni tanto se ne esce con le sue frasi in dialetto bergamasco. Non che io lo capisca perché non ci capisco mai nulla, però ci si può fare una risata, insomma. Questa persona qua che mi ha fatto l'audio è trattino basso Matty Drawl, trattino basso. Iniziamo ad ascoltare. Allora, puro il contouring da feta, un contouring fresh, ha un po' la Trixie Mattel, insomma, bello evidente. Dopo ho il blush, andoma sul naso e illuminanti, usato il Get Quick Rich di Mulac e Talmeted con le dita. Mi aspettavo qualcosa di peggio dal bergamasco, però comunque ci ho capito. Alla fine, nei dialetti non è che ci siano tutte queste parole riferite al trucco, quindi molte parole sono capibili perché sono molto più italianizzate rispetto che dialettate. Quindi il fatto è che mi devo fare il contouring freddo alla Trixie Mattel, quindi è molto evidente, quindi grazie mille. Devo mettermi il blush solo sul naso, ho capito? E non ho capito di che colore, quindi. Well, e come illuminante devo utilizzare Get Rich Quick di Mulac e mettermelo con le dita. Per andare a fare il contouring alla Trixie Mattel, il suo segreto è quello di andare a prendersi un pezzo di carta che così fa più veloce e metterselo lì per farsi il contouring, così viene iperdefinito senza utilizzare correttore, cose eccetera. Come terra fredda vado ad utilizzare questa qui che si chiama London, dalla Senza Titolo numero 4, una delle quattro palette che ha fatto Eric Chiove in collaborazione con Cosmify. Io questo colore lo amo. Quindi vado a prendere un po' di questa, prendo la carta e mi inizio a fare il contouring. Più evidente però. Ho utilizzato anche una powder più scura, ho utilizzato Thanatos di Mulac per andare a scurire molto 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 tanto il tutto. Per quanto riguarda il blush, sempre dalla Senza Titolo numero 4 di Eric Chioba, vado a prendere Victoria e lo vado anche a mischiare un pochino questo colore utilizzando Artemisia dalla Senza Titolo numero 3. Beach!
messo troppo. Ora lo sfumo, eh. Ok, ho una base viso ipernaturale, adesso è il momento del setting spray perché questa base qua è un pochino troppo poco luminosa e dovrei avercela luminosa, quindi vado ad utilizzare il Ritual Fixing Spray di Astra, questo qua lo amo come fissante spray, mi piace un sacco. Poi ha un odore. Adesso per le sopracciglia il dialetto che andrò a sentire è quello napoletano, precisamente quello della penisola sorrentina. Questa ragazza mi scrive, sono pronto, prontissimo a sentirlo. Allora, per quanto riguarda le sopracciglia, visto che non sappiamo l'altro che scegliere e non ti voglio far troppo un casino, perché sennò è troppo complicata, ti dico che le sopracciglia le fa naturale, lo colore tuo, perché così non facciamo cose troppo complicate. Muvas a sorrente. Adoro, adorissimo. Un po' meno perché purtroppo le sopracciglia naturali con questa roba qua non è che vadano tanto d'accordo, ma va bene così. Questo è stato scelto e questo però. Quando vado a fare le sopracciglia proprio naturali, quello che vado a fare è semplicemente riempire questo buco qua e un pochino di questa zona qua con giusto qualche peletto e basta. Metto mascara e basta. Perché? Perché mi piace un sacco come la forma delle mie sopracciglia ultimamente, quindi mi sento a posto così. Non vi ho detto il nome della ragazza, questa ragazza qua si chiama su Instagram Rosella. E nulla, ti amo, io adoro, adoro il dialetto napoletano, veramente mi fa schiantare ogni volta. Sopracciglia disegnate, non ho fatto nulla di che. Questo sopracciglio qua non l'ho neanche toccato, per dirvi, cioè ho fatto due peli qua con la matita e qua hanno fatto un pochino di più. Però questo sopracciglio qua è quello sfigato, che è venuto malissimo. Questo qua è quello bello, che è venuto benissimo. Come mascara ho utilizzato questo qui di Benefit, il 24 ore eyebrow gel. E poi ho anche utilizzato un pochino, dov'è, del deep brow gel di Anastasia Beverly Hills nel colore caramel, per andare a togliere un pochino di effetto grigio dal pelo. E me la riempite anche un pochino di più quel mascara lì, perché è un mascara molto pigmentato. Per quanto riguarda gli occhi, ho lasciato carta bianca ad Aria _A, che mi ha fatto il suo audio con il dialetto siciliano. Guarda, sono adesso mi hanno più male perché sono stata lì, sono panicata, però penso che domani Per quanto riguarda le labbra, l'audio che andrò ad ascoltare sarà in Veneto Vicentino. E questo qua mi viene mandato da _Alice_B. E mi dice: mi sono impappinata un po', ma era l'emozione. Laura, che carina. Ciao Cristian, e ora ti chiedo a fare le labbra rosse. E con la matita te che fai il contorno delle labbra sopra e sotto. E te chiedo a fare il contorno più grosso delle tue labbra. E poi te che da riempire le labbra con il rossetto matte rosso scuro. E poi te che da mettere sopra un gloss trasparente come che te vuoi. E basta. Ciao, grazie. Che carina! È il momento delle labbra rosse. Adoro, non mi faccio le labbra rosse da veramente un sacco di tempo. Mi ha detto di fare un circo di roba, matita, rossetto sopra, gloss, quindi ci metterò un po' di tempo. Adoro. E il rossetto deve essere scuro. Come matita vado ad utilizzare questa qui di Pupa, che è la Multiplay matita occhi triplo uso nel colore 73. Queste qua vanno anche un sacco bene sulle labbra, quindi vado ad utilizzare questa qua. Non ho una matita labbra che sia di un rosso molto scuro. Questa qui penso che possa andare bene, anche perché per fare l'overline, poi per un rossetto scuro ci sta, secondo me. Come rossetto vado ad utilizzare questo qui liquido di Mesauda, che è l'Extreme Matte nel colore Vampira. Ok, sono riuscita a trovare una persona che mi ha risposto in un tempo abbastanza breve, è stata molto disponibile questa persona, quindi ti ringrazio perché ho veramente il tempo che stringe. E questa persona qua su Instagram si chiama matita2807, l'audio me l'ha fatto in tarantino, pugliese. Sono pronto, I'm ready. Allora Cristian, sin da me, ti mando un bacio su salvecchie, qualche cosa di colore, qualche cosa di luccicante, qualche cosa di viola. Devo utilizzare qualcosa di luccicante e qualcosa sul tono del viola. Deve essere colorato, però deve essere luccicante. Ma la tua carta bianca, alla fine, per quanto riguarda forme e cose, a me va bene così. Vado ad utilizzare l'eyeshadow Primer Potion Original di Urban Decay, quindi molto easy.
vado a mettere e via. Poi inizio col circo. Come palette vado ad utilizzare questo macigno qua di P. Louise. Veramente è un qualcosa di mastodontico, ma bellissimo. È fantastica, è veramente bellissima come palette. E qui dentro c'è un viola che io stra mega amo. È forse il viola più bello che io abbia nella mia makeup collection. Quindi voglio utilizzare assolutamente questo e fare uno smoky. Trovassi un pennello pulito, grazie. Uno smoky glitterato viola, luccicante, ma tutto luccicante, quindi voglio tipo dare un effetto glossy. Prendo, sbatto il cesso e inizio a sfumare. Una volta applicato il viola, sempre dalla stessa palette di P. Louise, vado a prendere questo colore qua per andare a sfumare il viola. Ne vado a prendere giusto un piccolo tocco con un pennello da sfumatura affusolato arrotondato e con semplici movimenti circolari vado a sfumare l'ombretto e cerco di tenere una sfumatura circolare, non la voglio allungare, cosa molto difficile fare una sfumatura circolare, sembra facile ma non lo è. Per quanto riguarda la base sotto, vado sempre a utilizzare lo stesso viola che ho utilizzato sopra in maniera molto easy. Adesso che ho finito di sfumare è il momento di aggiungere tutta la parte sbrilluccicosa e sulla palpebra voglio andare ad applicare il Disturbia Strobe di Mulac, che è un illuminante in crema con un riflesso azzurro bellissimo ed è un sacco glitteroso. Devo aggiungere ancora un pochino più di luminosità a questo trucco, che deve essere più sbrilluccicoso, quindi vado ad utilizzare come glitter dei glitter chunky, quindi quei glitter spessi, e questi qua sono di Festival Face, sono nel colore Pink Champagne, e li vado ad attaccare utilizzando Glitter Adhesive di Anastasia Beverly Hills, e questo qua lo preferisco di gran lunga rispetto a quello di NYX Professional Makeup, perché questo qua non va a spostare quello che avete sotto. Quello di NYX tende a fare pasta con quello che avete sotto, è comunque buono, però questo qua è meglio. Sembra proprio poi uno smalto, quindi dà ancora più l'effetto professional, you know, kind of like that, yeah. I glitter con la colla li vado a mettere banalmente tutti sull'angolo interno. Ok, quindi direi che a questo punto posso mettermi mascara e ciglia finte e poi vedere che cosa mettere negli extra, sempre che mi ci stia della roba qua, perché... Ok, ho messo ciglia finte e mascara, ho aggiunto anche un piccolo strass qui, giusto per dare quel punto luce sul make up occhi che mancava. Adesso è il momento di aggiungere gli extra, anche se voi direte, oh, ma quali è? Cosa ancora devi aggiungere? Non lo so, solo che ho scelto una persona che doveva scegliere gli extra, quindi questa persona ora la devo ascoltare. Questa persona ha tutto il potere decisionale per cambiare il mio make up, quindi per farmi togliere qualcosa o per farmi aggiungere qualcosa. Questa ragazza qua è romana e si chiama su Instagram _ Marta Soligo. Allora, innanzitutto grazie per avermi scelta. Allora, come extra, c'ho il compito di scegliere l'extra. Come extra, primo, direi un bel paro di ciglia finte, belle morbide, capito come? Belle pelose. Poi un altro extra ti direi di fatta la lacrima con i glitter, perché comunque ci sta, cioè la cifra, cioè fa moda, capito? E poi all'angolo interno ti direi di metterci un bel brillocco grosso, perché comunque è make up extra, quindi ti direi un bel brillocco ci sta. E poi un paro di lentiggini, una cosetta così un po' wild, capito? Chiariamo una cosa, io sono una persona particolarmente extra, volendo così di casa ci uscirei non con questo contouring, con un contouring un pochino più sfumato, ma ci uscirei benissimo con questo make up occhi, quindi per me questo è extra, ma è un extra solito per me. Sono un'utopia gli extra per me, ok? Le ciglia finte le ho già messe perché comunque fanno parte di un mio make up naturale, Iniziamo con lo strass, prendo un pennellino e della colla per le ciglia finte, vado a mettere la colla dove la devo mettere, poi prendo gli strass, raga il brillo manco si vede, urlo,
Per quanto riguarda le lacrime glitterate, dal momento che già qua ho i glitter messi molto sparsi, fare una lacrima glitterata tipo tutta morbida sarebbe un po' un paciugo. Quindi voglio fare proprio il disegno di una lacrima e poi glitterarla. Come base per la lacrima glitterata vado ad utilizzare questo Desert Liner di Nabla nel colore Royal Blood, perché è un blu, qua c'ho dell'azzurro, quindi come base ci sta. Allora, non so quanto ci vedrete, perché devo star preciso. Ok, lacrime glitterate fatte, sono venute molto carine, sono molto molto belle. Ho fatto anche un gradient con i glitter, quindi c'è il glitter blu più scuro e il glitter più chiaro per fare il punto luce della lacrima, quindi adoro. Adesso, per quanto riguarda le lentiggini, riprendo la stessa terra che ho utilizzato prima, ovvero London, dalla Senza Titolo numero 4 di Eric Yoba, e vado a farmi giusto qualche lentiggine dal naso. Non troppe, perché non voglio andare a togliere l'attenzione alle lacrime. E voilà, questo qui è il trucco completato. Devo dire che le uniche due cose che cambierei sono le lentiggini, ovvero non le avrei fatte con questo trucco, e la linea del contouring, perché c'è da dire che mi aspettavo di capire molto molto meno rispetto a quello che ho capito dagli audio. Quindi, boh, non mi avete fregato. A parte gli scherzi, siamo giunti alla fine di questo video. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, vi abbia strappato un sorriso. E se così è, cliccate un mi piace e iscrivetevi a questo canale, così non perderete i miei video in futuro. Fatemi sapere qua sotto tramite un commentino cosa ne pensate di questo trucco qua, e se per caso cambiereste qualcosa, se lo indossereste. Non so quanti di voi indosserebbero questa cosa, però fatemelo sapere. E nulla, detto questo, thanks for watching. Mi sono stampato il gloss sulla mano.